Anticipazione un posto al sole, trama puntate dal 15 al 19 aprile 2019. Arianna vuole una pistola. Misteri, decisioni clamorose, litigi, tematiche di forte pregnanza sociale. È quel che annunciano le nuove anticipazioni un posto al sole. Quelle riguardanti la trama delle puntate che andranno in onda su Rai 3, da lunedì 15 aprile a venerdì 19 aprile 2019. Sappiamo che dopo la confessione di Denis, Giulia sarà chiamata a fare una scelta riguardo la sua vita sentimentale, mentre Arianna vorrà prendere a tutti i costi il porto d'armi, ma suo marito non ne sarà affatto d'accordo. Tra Diego e Raffaele regnerà molta tensione mentre un nuovo inquilino della terrazza scombussolerà totalmente gli equilibri di Palazzo Paladini. Marina nel frattempo prenderà una decisione che purtroppo avrà pesanti conseguenze su Alice, che si vedrà costretta a rivelare alla nonna il vero motivo per cui non intende effettuare con lei il viaggio a Londra. Cerruti, sempre più giù di morale, non riuscirà a reagire alla depressione. Proprio quando Ferri sembrerà stare meglio, una misteriosa lettera arriverà a Palazzo Paladini. Guido e Cotugno, infine, non smetteranno di cercare il partner ideale per Cerruti. Salvatore, invece, si ritroverà a fare i conti con le vistose rimostranze di Tiziano. Non resta che fare un salto nelle anteprime che seguono. Lunedì 15 aprile 2019. Dopo la confessione di Denis, Giulia non sa se dare o meno un'altra chance alla loro storia. Arianna è sempre più decisa a prendere il porto d'armi, ma deve fare i conti con la ferma opposizione di suo marito. Martedì 16 aprile 2019. Andrea non condivide la scelta di sua moglie, e ovvero di portare una pistola al caffè Vulcano. Lei però vuole proseguire dritta per la sua strada. Giulia deve prendere al più presto una decisione riguardo alla sua storia con Denis. Chiudere o continuare? Tra Raffaele e Diego invece c'è ancora parecchia tensione. Mercoledì 17 aprile 2019. Mentre si concretizza sempre più la possibilità di un nuovo inquilino alla terrazza, Andrea non sa come gestire la presa di posizione di Arianna riguardo al porto d'armi. Marina prende una decisione che purtroppo si ripercuote fortemente sulla nipote. Giovedì 18 aprile 2019. La terrazza ha un nuovo inquilino che sconvolgerà gli equilibri della casa. Alice, sempre più in crisi, rivela alla nonna il motivo per cui non vuole fare il viaggio a Londra. Cerruti, intanto, sempre più sconfortato, non riesce a reagire alla depressione. Venerdì 19 aprile 2019. Proprio quando Roberto sembra aver finalmente ritrovato la serenità perduta, una misteriosa lettera arriva a Palazzo Paladini. Guido e Cotugno non smettono di cercare il partner ideale per Cerruti. Salvatore, intanto, si ritrova a fare conti con le rimostranze di Tiziano. Anticipazione un posto al sole, puntate di aprile 2019. Arianna vorrà a tutti i costi una pistola. A Roberto arriverà una lettera misteriosa. Non è raro che un posto al sole si affrontino tematiche di bruciante attualità e di grande peso sociale. La SOP a breve affronterà un tema su cui da diverso tempo si è sviluppato un dibattito politico e sociale di un certo spessore. Stiamo parlando del diritto alla difesa personale. Il personaggio per cui gli autori hanno optato per portare avanti questa nuova storyline è la simpatica e amata Arianna Landi, che, come ben sapete, sta vivendo un periodo nero a causa della mancata adozione della piccola Kim. La donna, stando a quanto annunciato dagli spoiler, avvertirà sulla propria pelle il peso delle due rapine consumatesi al caffè Vulcano e reagirà in una maniera inaspettata
impressionando negativamente suo marito. Tutto avrà inizio quando Arianna lascerà intendere di voler prendere il porto d'armi. Il Pergolesi non sarà affatto d'accordo e si mostrerà piuttosto in ansia quando capirà che la donna intende recarsi al lavoro armata. Arianna però non vorrà sentire ragioni e ci apparirà irremovibile. Presto dunque la vedremo in una veste tutta nuova e avviare non solo le pratiche per ottenere la sua pistola personale, ma anche per fare pratica al poligono di tiro. Andrea nel frattempo si mostrerà sempre infastidito dalla nuova trovata della moglie e soprattutto inizierà a porsi delle domande. Che cosa accadrebbe se i malviventi decidessero di rapinare nuovamente il caffè Vulcano? Arianna come si comporterebbe? Sparerà davvero? E ci chiediamo, questa vicenda fungerà da apripista per un'eventuale crisi tra loro? La Landi inoltre finirà per agire d'impulso e per cacciarsi nei guai? Vedremo. E adesso soffermiamoci sul personaggio di Roberto Ferri. Come ben sapete, il nostro Ticon ha dovuto affrontare un intervento chirurgico al cuore, dal quale, dopo un periodo di riposo, si è ripreso alla grande. Dopo l'operazione, però, il nostro amato personaggio ha dovuto fare i conti con una serie di cambiamenti interessanti. In primis, Vera, finita in carcere per l'omicidio della zia Veronica, verrà presto trasferita in un'altra struttura carceraria, grazie all'impegno del suo brillante avvocato. Alberto Palladini invece è riuscito ad ottenere, a suon di ricatti, posizioni molto privilegiate all'interno dei cantieri, mandando in bestia Marina. Roberto dunque ha rinunciato a tutti i suoi incarichi dirigenziali e presto, stando alle anticipazioni, verrà coinvolto in una vicenda tutta nuova, che non avrà nulla a che fare con le trame inerenti Viscardi e i cantieri. Di cosa si tratterà nello specifico? Sappiamo che l'uomo, proprio quando sembrerà di aver trovato un po' di pace e serenità, riceverà una lettera misteriosa. Di cosa si tratterà? E soprattutto, chi sarà il mittente? Gli spoiler sono molto avari in merito, ma promettono grandi cambiamenti. E ci chiediamo, si tratterà di una storia a lieto fine oppure dai contorni foschi e drammatici? Lo scopriremo prestissimo. Anticipazione un posto al sole, prossime storyline. Alex e Rossella stringeranno amicizia e intanto qualcuno metterà gli occhi sulla figlia di Silvia. Gli spoiler inerenti alle prossime vicende che andranno in onda su Rai 3 vogliono catalizzare la nostra attenzione sul personaggio di Alex Parisi. Non è ancora chiaro se la ragazza riuscirà a conquistare oppure meno il cuore di Vittorio Del Bue. Quel che è certo è che Alex è destinata a occupare un ruolo sempre più importante all'interno della trama, tant'è vero che presto, in quel di Napoli, arriverà anche una sua parente. Inoltre la Parisi presto subirà una vera e propria trasformazione. Da brutto anatroccolo si appresterà a diventare cigno. Alex è una ragazza timida e disillusa. Gli spoiler promettono che ad attenderla vi sono grandi sfide e l'amore. Tutto lascia pensare che seppur con sforzi in mani, riuscirà pian piano a fare breccia nel cuore del suo amato. Intanto, stando alle anticipazioni, la giovane stringerà un rapporto sempre più amichevole e confidenziale con Rossella. Come ben sapete, entrambe stanno attraversando una fase molto critica. Alex vuole Vittorio, che pensa ancora ad Anita. La seconda soffre a causa dell'addio a Patrizio e dei sentimenti per Diego. Staremo a vedere che cosa accadrà. Nelle ultime settimane la storyline che riguarda Michele Saviani e i suoi complessi e complicati rapporti con la classe del professore Enrico Scaglione è giunta praticamente ad una svolta. Al momento Mimmo Priore e Maurizio Mennella, due studenti molto turbolenti, hanno dato vita a una coppia molto pericolosa. Pare che insieme ci regaleranno non pochi colpi di scena e che si renderanno protagonisti di azioni estremamente pericolose, che potrebbero non solo compromettere la loro stessa incolumità, ma anche quella altrui. Mimmo, il capobanda, perderà la testa per Rossella, dimostrando una vera e propria ossessione nei suoi riguardi. E il bello è che lo uccellerà al suo migliore amico, cioè quali conseguenze produrrà? Inoltre Mimmo dimostrerà di avere un cuore oppure no? Adesso non è chiaro, ma quel che è certo
e che entrambi i protagonisti resteranno a lungo nella trama della serie, regalandoci attimi di grande suspense. Se il video ti è piaciuto, metti mi piace, iscriviti al canale e clicca la campanella per ricevere gli aggiornamenti.